serissima a tutti quanti, benvenuti ad una nuova diretta dalla pagina di Ground Zero Channel. Mi scuso per il leggero ritardo, ma ci sono stati dei problemi tecnici dell'ultimo momento, quelli proprio simpatici, però insomma siamo qui. Quindi bando alle ciance e andiamo a presentare l'ospite di questa sera. Ecco a voi Daniel Griva, fondatore e presidente dell'associazione culturale Meglio di Ieri. Benvenuto a Ground Zero Channel. Ciao Daniel Griva, ciao. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Ciao Luca, sì, buonasera, grazie per l'invito. Allora, Daniel, come ti ho detto prima della diretta, questa più che un'intervista vuole essere una chiacchierata. Io ti ho conosciuto recentemente perché ho visto che stai facendo un lavoro molto simile al nostro. Adesso comunque ci spiegherai anche come è nato tutto quanto, ci spiegherai anche un po' tutto il lavoro dell'associazione, e anche tanti nostri collaboratori comunque ti stanno seguendo, anche perché stai facendo delle interviste molto molto importanti con degli ospiti di tutto riguardo. Ma prima di partire vorrei un attimo conoscerti meglio e sapere qual è stato il tuo percorso e cosa ti ha portato a fare quello che stai facendo adesso. Allora, io mi presento per chi non mi conosce: sono fondatore e presidente di un'associazione culturale nata nel febbraio 2019, l'associazione Meglio di Ieri. Ci siamo costituiti ufficialmente l'8 febbraio del 2019 e l'idea Meglio di Ieri è nata in maniera molto semplice. A fine anno, tra il sottoscritto e il vicepresidente dell'associazione Nicola Zacchi, colgo l'occasione per salutare, e la moglie Nicola, che è la segretaria dell'associazione, per farci gli auguri di fine anno. Volevamo, diciamo, contribuire anche noi a cambiare un paradigma che secondo noi non funzionava. Quindi invece Meglio di Ieri è stata la concretizzazione di un'idea di essere appunto meglio del giorno di domani. Cioè, per noi domani deve essere meglio di oggi. Quindi da un'idea davanti a un caffè del 31 dicembre 2018 è nata questa associazione. È nata molto in maniera molto particolare, perché abbiamo costituito un'associazione culturale ma anche con una parte commerciale a 360 gradi. Quindi noi siamo a tutti gli effetti un'associazione con codice fiscale e partita IVA. Il primo anno è stato un po' l'anno zero. Abbiamo avviato delle collaborazioni locali. L'associazione è nata a Viareggio, unisce due province, provincia di Lucca e provincia di Massa Carrara, e abbiamo nel 2019 iniziato una collaborazione per gli eventi sportivi con una palestra di Civitavecchia per camminate in cuffia wireless, quindi eventi sportivi in una città turistica come la nostra. Purtroppo il primo anno, nel 2019, abbiamo anche subito una truffa, perché avevamo preso un direttore artistico per organizzare degli eventi, un cartellone eventi. Ci siamo fidati di una stretta di mano e questo personaggio ci ha preso in giro con danni per migliaia di euro, per poi trovarci simpatico, simpatico proprio. Senza un calendario eventi costituito. La colpa è stata mia, perché mi sono fidato di una stretta di mano, senza, conoscendo anche il personaggio molto noto qua in Versilia. Quindi il 2019 è andato così. Nel 2020 avevamo messo indipendentemente un cartellone eventi senza intermediari, in collaborazione con il Teatro di Massa Rosa, e avevamo tre concerti da Bobby Solo, Don Bachi e Gazebo, e il primo concerto sarebbe stato il 14 marzo, e il 10 marzo è arrivata la chiusura del paese. Si doveva, come tutti sappiamo, doveva trattarsi di qualche settimana. Purtroppo siamo arrivati a gennaio 2021 e la situazione non si è mai risolta. Però noi, avendo un cartellone eventi completamente posticipato, secondo danno da un punto di vista economico, perché il primo nel 2019 la truffa, il 2020 emergenza virus, e il settore dello spettacolo è un settore che sta peggio, uno dei settori più disastrati, anche peggio dei ristoratori, tra l'altro, perché purtroppo se ne parla meno.
Io dalla scorsa primavera, per andare a cercare delle risposte, che non mi dato che non mi convinceva il pensiero unico delle TV, ho iniziato a una serie di dirette. In un primo momento per continuare, le prime dirette sono state per continuare una collaborazione con la palestra Civitavecchia su questi eventi sportivi e con qualche mio associato, perché noi abbiamo anche un circuito di attività all'interno dell'associazione dove i nostri tesserati hanno vantaggi e sconti. E poi, dato che il nostro primo incontro pubblico nel 2019 è stato sulla sovranità monetaria, ho invitato due economisti con cui noi come associazione eravamo già in contatto, che sono Fabio Conditi e Nino Galloni, e da lì è iniziato quasi per scherzo, o meglio per cercare una verità, una serie di dirette che sono proseguite, cioè, o meglio stanno ancora proseguendo, proprio per cercare la verità. Cioè io in prima persona ero e sono tuttora alla ricerca di una verità su determinate tematiche, che, dato che non mi convince il pensiero unico, e per avere delle risposte in prima persona, queste dirette le ho messe a disposizione della mia associazione. Quindi ne abbiamo fatte oltre 120, abbiamo raggiunto solo su Facebook, siamo vicini a 1 milione di visualizzazioni, ho avuto tanti personaggi noti, ma già personaggi che comunque io seguivo, da Francesco Amodeo, che io seguivo già prima di avere di costituire un'associazione, a determinate tematiche, appunto, come la sovranità monetaria. Quindi la soddisfazione personale è stata portare noti personaggi nazionali, ma su tematiche che io in particolare seguivo già da prima di Meglio di Ieri. Questa è stata una sintesi un po' di questi quasi 2 anni travagliati. Sì, scusa, non so se l'hai detto, forse mi è sfuggito. Comunque l'associazione è nata nel 2019, ufficialmente, all'inizio del 2019. L'associazione, sì, è nata, costituita ufficialmente l'8 febbraio. Poi l'inaugurazione ufficiale è stata il 27 febbraio 2019, quindi ora a fine febbraio saranno 2 anni esatti. Sì, quindi voglio dire, se avete subito questi 2 danni, cioè il primo di cui hai parlato, quello della truffa, e il secondo, che è quello che tutti conosciamo e che tutti stiamo vivendo, insomma, diciamo che non avete neanche avuto il tempo di racimolare qualcosina, cioè avete trovato subito l'ostacolo davanti. Sì, no, il primo ostacolo è stato anche abbastanza, da un punto di vista psicologico, l'emergenza virus non è stato niente riguardo al perché il primo sinceramente non me lo sarei aspettato. L'emergenza virus non mi ha mai convinto, ecco perché poi ho avviato questa serie di dirette. Quindi per me è stato molto peggiore, ben peggiore il 2019 rispetto al 2020, proprio perché mi sono fidato di una stretta di mano. Questa persona era diventato praticamente anche un collaboratore. Io ho un'associazione che comunque ho strutturato con un avvocato, un commercialista, oltre al vicepresidente e una segretaria che sono con me nel lato costitutivo. Però questa persona per 4 mesi ci ha preso in giro, si era creato, almeno dal nostro punto di vista, ancora rapporto di amicizia, per poi arrivare a ottobre 2019, quando noi gli abbiamo chiesto spiegazioni su questo cartellone eventi che lui doveva presentare. Questo cartellone eventi abbiamo scoperto che non c'era, e questa persona era stata pagata perché noi ci siamo fidati di una stretta di mano e non ci ha fatto nemmeno la ricevuta. Noi l'abbiamo denunciato alla stampa, i giornalisti come le forze dell'ordine sanno nome e cognome, ma purtroppo è stato un errore in buona fede del sottoscritto e dei miei collaboratori più stretti, che ci siamo fidati di una stretta di mano. Addirittura abbiamo incontrato 2 amministrazioni comunali, amministrazione comunale di Massarosa, amministrazione comunale di Pietrasanta, quindi ci siamo anche esposti con le amministrazioni comunali per fare degli eventi proprio in collaborazione. Poi abbiamo scoperto a inizio 2020 che questo tipo aveva già, non è nuovo a queste cose, era già stato denunciato, si era già mosso, aveva già fatto delle truffe. Purtroppo noi non lo sapevamo. Quindi sì, il 2019 è stato un anno bello per la costruzione dell'associazione,
pessimo da un punto di vista di eventi, proprio perché ci eravamo affidati una persona che poi non ha rispettato niente di tutto quello che ha fatto. Il problema è che questo tipo continua tranquillamente a girarsi per la Toscana, è manager di due cantanti, diciamo, emergenti, però chi non lo conosce può fare il nostro stesso errore. Adesso entriamo un po' nel succo della questione. Allora, tu hai cominciato a fare queste interviste a queste personalità influenti, diciamo, nel mondo, chiamiamolo, dell'informazione alternativa, dell'informazione libera, insomma, ci siamo capiti. E, hai cominciato dopo aver fondato questa associazione e la mia curiosità è questa. Tra i soci ci sono stati alcuni che hanno visto questa tua scelta come qualcosa di negativo, soprattutto, sai, in questa situazione che è altamente divisiva, ci sono loro, ci sono noi, ci sono quelli che non portano la mascherina, quelli che la portano, anche qui ci siamo capiti molto bene. Insomma, c'è stata una reazione negativa da parte dei soci? Allora, la linea dell'associazione non è condivisa da tutti i soci, questo lo dico senza problemi. Al sottoscritto, io ho sempre detto anche nelle nostre riunioni e nelle chiacchierate con chi me l'ha chiesto che, o meglio, ho sempre sostenuto fin dall'inizio che dal mio punto di vista non poteva esistere un'emergenza perché anche se esistesse un'emergenza non si poteva gestire un paese in questa maniera. Io ho sempre detto i danni della chiusura del paese saranno ben più gravi di un eventuale virus. Io non ho mai creduto, lo dico senza problemi, l'ho detto anche in diretta, a un'emergenza sanitaria. Ho sempre pensato che anche se fosse vero quello che ci dicono, e non è vero, e io ho portato in diretta esperti in materia che hanno confermato e hanno spiegato nel dettaglio quello che io ho sempre sostenuto fin dall'inizio, ma soprattutto non si può chiudere in casa delle persone e chiudere attività se non dai risposte economiche. E la prima diretta che io ho fatto, ho portato in diretta Fabio Conditi, che è uno un economista, comunque un esperto di politiche monetarie che avevamo già avuto in un incontro pubblico, che aveva progettato nella primavera 2020 un piano di salvezza nazionale già sui tavoli del governo che non è mai stato preso in considerazione. La seconda diretta che ho fatto, ho portato in diretta Nino Galloni, che dice chiaramente che non c'è una volontà politica di dare delle risposte economiche, perché c'è un nuovo ordine mondiale e se viene attuato questo piano di salvezza nazionale, si va a distruggere le elite mondiali. Quindi io nelle prime dirette che ho fatto ho avuto la conferma di quello che era già il mio pensiero a marzo. Gli associati non hanno sposato in pieno la linea. Io ho persone che da aprile scorso si sono allontanate dal sottoscritto, senza un motivo particolare, poi ho scoperto che era questa linea, ma allo stesso tempo abbiamo un seguito importante di persone che io ho conosciuto e si sono creati degli ottimi rapporti personali, come si sono creati anche delle ottime collaborazioni. All'inizio non è stato facile. Io la prima diretta che ho fatto ho portato che andavo un po' a smentire tutta la linea governativa. È stato il dottor Tarro che diceva chiaramente basta mascherine, basta distanziamento. Era giugno. Poi ho portato Francesca Amodeo. Quindi questa linea qui all'inizio ci ha creato dei problemi. È vero, ha creato dei problemi da un punto di vista personale al sottoscritto e ha creato dei problemi anche di attacchi all'associazione che non sono arrivati, sono arrivati a persone a me vicine che magari erano meno pronte a rispondere, però quando sono arrivati a me io rispondo senza problemi, Ma però di che tipo di attacchi stai parlando, Daniel? chiaramente chi si fida dell'informazione della TV e poi c'è un'informazione alternativa e per loro sono fake news,
Quindi a me dicevano, ma te è invitato il dottore e non inviti quello che va in televisione. Noi abbiamo contattato anche i tuttologi della TV, non hanno mai risposto. Poi si è scoperto anche il perché, perché certi personaggi che andavano anche sulla Rai hanno dei compensi di migliaia di euro. I miei ospiti sono tutti venuti gratuitamente. Solo un personaggio, non faccio nomi perché, noto filosofo che sembra a fianco del popolo, ci ha chiesto 500 euro. Io gli ho risposto: no, grazie, perché io mando sempre una mail spiegando chi è l'associazione, cosa facciamo, che abbiamo subito dei danni da un cartellone eventi e andiamo a coinvolgere esperti per avere delle risposte. Tutti hanno accettato di venire gratuitamente. Quello che non ha accettato e lo vediamo sempre a fianco del popolo, anche su noti canali di libera informazione, ci ha chiesto 500 euro, è stato l'unico. Poi tutti gli altri ospiti sono venuti gratuitamente, però chiaramente chi si fida della TV e vede sempre le solite facce dalla mattina alla sera, che ti parlano di virus mortale, che ti parlano di tutto quello che sappiamo, e nessuno ti parla dei reali problemi che sono economici, che sono psicologici, perché io ho portato in diretta anche, io ho avviato anche una collaborazione, o meglio, l'associazione ha avviato una collaborazione da inizio dicembre con il Comitato Tutela dei Bambini e la Dittatura Sanitaria, e stiamo girando tutte le regioni. E le vere vittime sono i bambini, ci sono genitori devastati da un punto di vista psicologico che impongono la mascherina ai bambini perché non ragionano più. E allo stesso tempo invece ci sono genitori che hanno tolto i bambini da scuola perché non accettano questa dittatura sanitaria. Però chiaramente qui c'è un problema di comunicazione. La comunicazione delle TV ha un pensiero unico. Il governo ha stanziato da novembre scorso 50 milioni per passare messaggi confezionati ad arte da lavati le mani, porta la mascherina. Quindi qui sta la persona. Però gli attacchi sì, ci sono arrivati anche a me a livello personale, specialmente all'inizio. Ti ripeto, io ho due o tre persone che da aprile scorso hanno scelto di chiudere con il sottoscritto, perché hanno detto chiaramente che non sposavano la linea dell'associazione. Quindi non è che non sposavano la linea personale, non sposavano la linea dell'associazione. Più ci sono state persone che hanno attaccato l'associazione andando a toccare le persone, i miei associati, magari meno pronti e meno preparati a rispondere. Quelli che poi invece hanno voluto de avere delle risposte sono venuti da me e mi hanno chiesto come mai la linea è questa. Io ho spiegato nel dettaglio perché la linea meglio di ieri è questa. La linea meglio di ieri è una linea alla ricerca della verità, che non vuol dire assolutamente una verità assoluta. La verità assoluta Certo. nessuno ce l'ha, però sicuramente dal nostro punto di vista è una verità. Più verità rispetto a quella che passa in TV. Sì, chiaro. Se posso dire una cosa, comunque prima hai detto, sicuramente quelli che vanno in TV chiedono un sacco di soldi. Guarda, credimi, Daniel, è una mia opinione, ma sono abbastanza certo di questo, che anche se tu potessi offrirli il doppio dei soldi che prendono in televisione, probabilmente non verrebbero lo stesso. Probabilmente non verrebbero a fare un confronto con Francesco Amodeo, con Enrica Perucchietti, con tutte queste personalità che tutti conosciamo dell'informazione alternativa, perché non ci sarebbe assolutamente storia. Prova a immaginare se ci fosse un confronto in diretta con queste persone. Penso che non ce ne sarebbe per nessuno. No, no, ma io su questo sono pienamente d'accordo con te. Io credo che oggi, meglio di ieri, per andare a riprendere il nome dell'associazione, non si possa più stare fermi ad aspettare. Io questo l'ho detto chiaramente, non siamo più a febbraio del 2020, e dove comunque vivevamo già in un sistema discutibile, perché non è che prima, anche da un punto di vista economico, fossimo un paese brillante, proprio perché noi non abbiamo la sovranità monetaria, cioè non c'è nessuno che fa politica che affronta i veri problemi. È questo che io dico. Noi siamo arrivati, il virus è stato un pretesto per altre motivazioni.
meglio di ieri è andato alla ricerca della verità e lo ha fatto non ospitando persone non competenti. In ogni diretta ho ospitato persone che erano esperte in materia, da Francesca Amodeo a Erika Perucchietti per quanto riguarda, diciamo, il giornalismo più indipendente, al professor Taro, al professor Bacco, al magistrato Giorgianni, che ho avuto il piacere di avere 2 volte, parla chiaramente di un nuovo ordine mondiale. Quindi non è che noi ci siamo inventati determinate cose. In prima persona io sono voluto andare alla ricerca di una verità che non passa in TV. Questo, come spesso accade, crea una divisione tra persone che più sveglie magari mentalmente, che credono a quello che fai, e allo stesso tempo sei soggetto a critiche. Le critiche sono arrivate, ma sono arrivate in particolare all'inizio, perché poi sappiamo bene che quando parli con i risultati, meglio di ieri comunque ha parlato con risultati, perché abbiamo fatto oltre 120 dirette, abbiamo avuto anche molte visualizzazioni. Io ho certe visualizzazioni, ho avuto anche 50-60 mila visualizzazioni, che per dirette streaming sono anche abbastanza. Ma soprattutto ho lasciato spazio sempre all'ospite. Le domande l'ho sempre fatto coinvolgendo anche le persone che seguivano la diretta, e lo abbiamo sempre fatto con un ideale sano, senza pensare alle critiche o a quello che poteva accadere, proprio perché l'ideale, meglio di ieri, è un ideale di andare alla ricerca della verità. Però chiaramente dal momento in cui si gioca in prima persona si sa, le critiche arrivano, ma il problema è che le critiche arrivano da persone che a cose normali non fanno niente per cambiare un sistema che non funziona, o da persone comunque che hanno interesse a mantenere un certo pensiero unico delle TV. Io ho visto comunque gli attacchi che sono arrivati, o anche i commenti alle dirette. Noi abbiamo sporto de 2 denunce per querela, cioè ci sono sempre altre motivazioni dietro determinati attacchi, non c'è mai una critica costruttiva. Questo mi dispiace, perché noi abbiamo sempre detto, e abbiamo invitato, appunto, come ti ho detto prima, e tu mi hai dato una risposta, ed è vero quello che dici, perché questi personaggi che vanno in TV a portare avanti un pensiero unico non accetterebbero mai un confronto con Francesca Amodeo, la Perucchietti, ma con lo stesso professor Bacco o con altri medici. O meglio, se li chiamano in TV, poi gli abbassano il microfono. Abbiamo visto qualche mese fa il professor Bacco, in un noto programma nazionale, gli hanno staccato il microfono e non l'hanno fatto concludere il discorso. Il professor Amici ieri da Giletti. Quindi quando vanno in TV non c'è mai un confronto, c'è sempre un pensiero unico, e quando li chiamano comunque c'è quasi una presa in giro. Ecco Però, perché secondo me. Prego, dimmi, scusa. no, nel senso è vero questa cosa, però per esempio ascoltavo l'altro ieri o era addirittura ieri Mazzucco che diceva io Mariano Amici e voglio anche una tua opinione a questo riguardo, ho avuto modo di intervistarlo qualche settimana fa, adesso non so esattamente quando sia stato da Mazzucco. E gli aveva detto: sta attento che se ti chiamano in televisione deve essere rigorosamente in diretta oppure ti fai scandire bene i tempi perché sennò quelli ti fregano, ti macinano, ti mangiano. E lui diceva appunto: mi spiace perché non mi ha ascoltato. Infatti, è andato in televisione, hanno preso i pezzi che volevano loro perché magari a volte pensano di essere in diretta e invece non lo sono, dopo devono registrare la trasmissione qualche ora prima e quindi dopo loro la manipolano, fanno quello che vogliono, tagliano i pezzi che vogliono, la rimontano, la incollano, fanno praticamente quello che vogliono e danno il messaggio che vogliono, veicolare. A questo riguardo, cosa ne pensi? Ma allora, credo che sia una scelta anche Montanari. Il professor Montanari è stato ospite, credo, su Rete 4, e anche lui hanno fatto la stessa cosa. E lui aveva rilasciato un'intervista di 2 ore, e lo hanno addirittura, nemmeno credo un minuto, pochi secondi, tagliando la frase, poi loro la mettono all'interno di un contesto. Ma lo sappiamo,
Ma il problema, io mi metto sempre nella mente, non noi liberi pensatori indipendenti, nella mente delle persone che guardano la TV, che già hanno comunque un pregiudizio verso certi medici, perché questi che per me sono i veri esperti, io dico sempre in diretta, meglio di ieri, ha sempre portato veri esperti, perché basta vedere il curriculum del dottor Tarro. Ma lo stesso dottor Bacco, oltre a essere persone umili, si possono permettere anche di parlare. E quando a me dicono, perché a me sono venuti a dire, ma te non chiami mai gli altri? Io non solo ho detto che noi abbiamo provato a scriverli a tutti, più o meno. Poi è venuto fuori che l'esperto, magari era esperto sì, ma di zanzare. Quindi dico, andate a vedere il curriculum di quelli che passano in TV. Su quello che dicevi te, per tornare e risponderti alla tua domanda, credo che sia una scelta soggettiva, però forse per avere spazio in TV, il dottor Amici dice sempre: maturiamo le coscienze, lo sappiamo che le TV hanno questo pensiero, però tra andare e non andare, forse è meglio. Non lo so, cioè su questo io non credo che sia una scelta soggettiva. Io non accetto, questo lo dicevo anche a un amico qualche settimana fa, quando chi è contro le mascherine e va sui canali di libera informazione contro le mascherine, poi lo vedo in TV con le mascherine. Questo io non l'accetto perché è un controsenso. È vero che magari qualcuno mi ha detto, ma deve passare il messaggio. No, ma non passa. Perché se tu stai contro le mascherine, io ti vedo in TV con le mascherine, perché la TV ti impone di metterti la mascherina, io in TV non ci vado. Quindi io ho visto anche recentemente qualche medico che nei canali di informazione come il nostro, che per me poi sono quelli di vera informazione, da BioBlu a Radio Radio, il tuo, il mio. E altri, le stesse dirette che fa Francesca Amodeo, quella è la vera informazione e ti dà delle risposte a questo particolare momento. Quello che passa in TV non è vera informazione. Sappiamo poi, no, io lo dico sempre, i 50 milioni stanziati dal governo a radio e TV per passare certi messaggi, è chiaro che non c'è una volontà politica di andare a risolvere una situazione. Però sta alle persone, qui sta l'intelligenza del singolo, sta l'intelligenza anche di persone magari più in su con l'età, perché qua non si tratta, non è più possibile vivere in questa maniera. Qua bisogna veramente salvarci da soli e la differenza la fanno solo le informazioni, perché anche la mascherina all'aperto non è obbligatoria. Eppure, quante persone vedi da sole camminare con la mascherina all'aperto? Io ho provato a parlare con qualcuno di loro, mi dicono: non è obbligatorio, ma chi te l'ha detto? Lo dice la TV. Ma appunto, non è obbligatorio, perché io ho fatto anche delle dirette con legali e anche con medici che spiegano che la mascherina all'aria aperta da solo non è obbligatoria. Ho avuto l'avvocato Mori, ho avuto l'avvocato Sandri, e sono tutte dirette che poi noi ripostiamo. O meglio, ripubblichiamo proprio per aumentare la consapevolezza delle persone e chiediamo sempre le condivisioni, perché più condivisioni ci sono e più c'è possibilità di andare a contrastare un pensiero unico del mainstream. Sì, tra l'altro, l'altra sera, non mi ricordo neanche più quando, la settimana scorsa comunque, abbiamo intervistato un medico, il dottor Matteo, Penzo, e lui diceva che statisticamente ci vogliono, circa 72 giorni per abituare una persona a fare qualsiasi cosa. Ad oggi ci vogliono solamente 72 giorni. E io ci ho pensato a questa affermazione, e quindi è praticamente il procedimento della rana bollita, Certo. avviene in 72 giorni. A mio avviso, Daniel, ci vuole molto meno. Cioè, ci hanno abituati talmente a tutto che in questo momento qui potrebbero dirci qualcosa dall'oggi al domani e noi accettiamo. Tu cosa ne pensi? No, io sono pienamente d'accordo. Tra l'altro, non avrei mai pensato che si potesse arrivare, o meglio, che ci fossero persone
che potessero arrivare a pensare con un pezzo di stoffa ti salva la vita. Magari persone che hanno un pessimo stile di vita, che fumatori incalliti, che non fanno mai sport, che non camminano, che io vedo le vedo quotidianamente, fumatori incalliti con la mascherina, che si abbassano la mascherina per fumare delle cose assurde. Ma perché? Perché hanno lavorato talmente sulla mentalità e sul cervello delle persone, che alcuni sono proprio irrecuperabili, però è anche vero che non è che queste persone, senza essere offensivi, prima del virus stessero bene, perché almeno quelli che conosco io sono stati un po' una conferma, cioè non si può pretendere che certe domande e certe battaglie le facciano persone che fino a ieri non hanno mai fatto niente per cambiare né la loro vita né tantomeno un sistema che non funziona. Quindi, quello che dici è vero, l'ho visto anch'io, però è anche vero che cioè, è stata una conferma. Io vedo un risveglio di persone che fino a ieri non si facevano domande. Noi abbiamo avviato, per esempio, delle collaborazioni e abbiamo conosciuto, parlo al plurale perché comunque meglio di ieri, oltre al sottoscritto, a un vicepresidente che ci sta seguendo e sta scrivendo, che è Nicola Zà, a un coordinatore che è Gianni Stuttgart. Quindi noi, meglio di ieri, abbiamo uno staff interno di collaboratori che sono in perfetto stile meglio di ieri e che sposano la linea, quelli che i fondatori e il coordinamento. Gli associati no, gli associati non tutti hanno questo pensiero, però sono quelli che magari si impegnano meno nell'associazione. E quindi quello che tu dicevi sulle persone lo penso anch'io. Oggi potrebbero dire qualsiasi cosa e c'è una fetta di persone, io, che purtroppo accetterebbe qualsiasi cosa, ma l'abbiamo già visto, o meglio, lo vediamo tuttora, perché purtroppo non si può ancora parlare al passato, quando c'è stata l'iniziativa Io Apro, dove noi abbiamo aderito, io ho aderito con i miei associati, siamo andati in un ristorante nostro associato, abbiamo aderito alla disobbedienza civile perché era giusto sostenere i veri problemi che sono economici e psicologici, in questo caso economici. Quante persone hanno attaccato questa iniziativa? Tante persone. Quindi addirittura c'è stato anche un ristoratore qua della Versilia che ha detto: io segnalo chi apre il ristorante. Lui l'ha fatto per interessi personali. Essendo comunque collegato a una parte politica che porta avanti questa linea. Però è molto semplice. Qui è una guerra un po' tra poveri e ci sono ancora persone che oggi sostengono e attaccano quelli che vorrebbero vivere normalmente, ma perché non ci sono più con la testa? Però è anche vero che io, almeno quelli che conosco io, anche prima del virus non stavano benissimo. Erano persone che avevano già dei problemi con loro stessi, gente che non ora li riconosci perché magari hanno la mascherina, però è la verità. Io ci scherzo, ne parlo sempre con Nicola, con Gianni, noi ci confrontiamo spesso anche su determinate cose che dicono su meglio di ieri, quando sono arrivati determinati commenti, o comunque abbiamo scoperto anche dei profili dove commentavano le nostre dirette, profili falsi, però, come si dice in questo caso, nel bene e nel male, purché se ne parli, no? In questo caso se ne parla male, però meglio che l'indifferenza, vuol dire che quello che facciamo, dà fastidio a qualcuno, evidente, ma non solo a noi, come dà fastidio tutti coloro che non sono allineati a un pensiero unico. Tra l'altro, c'è una censura incredibile. A noi hanno tolto tre video. Hanno tolto tre video, uno del magistrato Giorgiani, uno del dottor Scoglio e uno della dottoressa De Mari. E come a noi li hanno tolti, a Francesca Modello hanno tolto la monetizzazione. Quindi c'è una censura senza precedenti, però anche qua è ingiustificata, perché andare ad attaccare una libera informazione che fa informazione, perché noi alla fine facciamo informazione, è paradossale, è assurdo, è veramente una cosa vergognosa, è una cosa assurda, ma anche qua dipende dalle persone.
Dipende. Qui è veramente la differenza la fanno le informazioni. Non si uscirà da questa situazione a breve. Io credo che da questa situazione se ne possa uscire singolarmente. Ci sono persone che ne usciranno bene, persone che ne usciranno meno bene, persone che non usciranno affatto, perché non arriverà mai un ordine: toglietevi le mascherine. Ora parlano addirittura di terza ondata, parlano addirittura di non farci vivere l'estate, che io vivo in una città turistica e noi viviamo con la Viareggio vive soprattutto con la stagione estiva, le attività. Eppure si continua, ci sono persone che continuano a sostenere questa linea, non sapendo che è veramente una guerra tra poveri, che anche gli stessi dipendenti statali, quelli che credono avere uno stipendio fisso, prima o poi salteranno anche loro se si continua in questa maniera, perché qui c'è un disegno ben preciso. Ma ti ripeto, non è che lo dico io mi posso permetterlo di ho avviato una serie di dirette che sono andate a confermare il mio pensiero. Quindi tutti gli ospiti che ho avuto hanno confermato quello che era il mio pensiero iniziale su questa situazione. Sì, una domanda, Daniel. Il vostro nome, meglio di ieri, è molto evocativo. Avete mai pensato di entrare in politica? Allora, meglio di ieri, ti faccio una premessa, come all'inizio quando tu mi hai detto presentati, è nato appunto davanti a un caffè, ma è nato quasi per caso, perché con Nicola si parlava, era il 31 dicembre 2018 alle 16 più o meno, e si parlava davanti a un caffè tutti e tre eravamo stanchi comunque di dire, ma qua si continua, come sarà il 2019? Dobbiamo sempre affidarci agli altri. Sarebbe meglio essere meglio che il 2019 fosse meglio del 18. Sarebbe meglio di ieri. Quindi è nato veramente come un inno all'ottimismo e non è rimasta un'idea. Abbiamo scelto noi, con Nicola abbiamo detto, cosa possiamo fare noi per essere meglio, che il 2019 sia meglio del 2018. Dobbiamo essere meglio di ieri. E da lì è nato il nome dell'associazione. No, meglio di ieri, per rispondere alla tua domanda, meglio di ieri non, ad oggi non è un progetto politico. Non siamo contro la politica. Chiaramente abbiamo delle nostre idee, vogliamo valorizzare un territorio. Io ti parlo della mia città, io vivo a Viareggio. A Viareggio si parla solo del carnevale, Viareggio ha tante potenzialità oltre al carnevale. Io non sono da carnevale tutto l'anno, quindi abbiamo dei progetti di valorizzazione del territorio molto importanti. Io ho sempre detto fin dall'inizio che la nostra associazione sarebbe arrivata ad essere un'associazione nazionale in termini di eventi. Purtroppo è arrivata prima la truffa, e questa è colpa soprattutto del sottoscritto che, come ho detto prima, si è affidato di una stretta di mano, ma poi è arrivata l'emergenza virus e abbiamo creato questa piattaforma indipendente per andare alla ricerca della verità. Però abbiamo un progetto nazionale partendo però dal basso, quindi dalla valorizzazione del territorio. Tra l'altro, appunto, unisce veramente due province, Lucca e Massa Carrara, perché io sono di Viareggio, provincia di Lucca, e Nicola Arzà e Tiziana Giannini, che sono rispettivamente vicepresidente e segretaria di Meglio di Ieri, sono di Licciana Nardi, provincia di Massa Carrara. Più abbiamo associati, ora iniziamo ad avere associati anche fuori dalla Toscana. Non siamo un'associazione politica, abbiamo idee per valorizzare un territorio. Poi sai, tutto è collegato alla politica, dal momento in cui un lampione è guasto, è collegato comunque all'amministrazione comunale. Quindi abbiamo un progetto di sviluppo dell'economia locale. Noi nelle dirette abbiamo parlato di moneta comunale, abbiamo parlato di emissione a credito. Non è detto che magari in futuro, non meglio di ieri, io ho degli associati che comunque hanno fatto parte di partiti, di movimenti, ma anch'io ho
ho fatto parte per 10 anni senza mai avere ruoli pubblici di un movimento civico, quindi un'esperienza, diciamo, di hobby politico dal 2009 al 2017 l'ho avuta anch'io su Viareggio in un movimento civico fuori dai partiti. Però non siamo assolutamente un'associazione politica, non siamo contro la politica, siamo un'associazione culturale che vuole portare il proprio contributo, ma non solo a livello locale, ma a livello proprio nazionale. Lo testimoniano un po' in un momento di crisi nazionale dovuta a questa emergenza virus, meglio di ieri ha trovato, ha diciamo energizzato la delusione, passami il termine, l'incazzatura di avere un cartellone eventi distrutto da un'emergenza virus dove noi non abbiamo avuto risposte economiche. Cioè il mondo dello spettacolo non ha, è un mondo in ginocchio di cui si parla meno, ma che non ha risposte economiche, perché quei pochi che hanno provato a sostenere la riapertura dei teatri, vediamo esempio Montesano è stato minacciato di morte, Rosita Celentano, ma anche tanti altri artisti, Bocelli lo disse lo scorso anno, che gli mancavano i concerti, fece una dichiarazione, è stato attaccato. Quindi i personaggi, si parla meno del mondo dello spettacolo, perché quei 3-4 artisti o comunque personaggi noti che hanno provato a esporsi sono stati attaccati. E Montesano recentemente è stato fermato anche per la mascherina, lo hanno attaccato personaggi pubblici perché si è esposto, e ultimamente è stato anche minacciato di morte. Io l'ho letto anche un mese a fine anno, e quindi non è, credo che non sia assolutamente più possibile andare avanti così. Però noi invece di stare a piangere e dire e dare la colpa a Conte, dare la colpa a quello che c'è dietro, siamo andati un po' alla ricerca della verità. Quindi purtroppo, lo sai qual è il discorso? Che la politica, io ho tanti amici che fanno politica anche nei partiti, devi scendere a compromessi, che sia destra, sinistra, e non esiste, perché non è che oggi la destra è meglio della sinistra, io la chiamo oppofinzione, non opposizione, perché hanno dimostrato comunque di non dare delle risposte, di non essere credibili. Io credo che oggi ogni singolo cittadino debba farsi delle domande. Un'associazione, o meglio, tutte le associazioni, quelle più strutturate, dovrebbero iniziare a farsi delle domande, ma giocando in prima linea. Purtroppo quasi nessuno lo fa, perché dal momento in cui tu giochi in prima linea, dal momento in cui tu scendi in campo, dal momento in cui tu fai una diretta come questa, dal momento sei attaccato. Quindi è successo a noi, è successo a tante persone che magari noi non siamo contro il pensiero unico, noi vorremmo un confronto tra un giornalista del mainstream e un giornalista indipendente, noi vorremmo un confronto tra un medico come il dottor Bacco e un medico come il dottor Galli, confronto che dai medici della televisione non c'è, non lo vogliono, non lo accettano proprio. Ecco perché io credo che tutti dovremmo farci delle domande. La politica non ha fallito, cioè oggi non credo nemmeno, qualcuno dice che certi partiti di centrodestra avrebbero la maggioranza. Io credo che alcuni partiti anche con dei leader nazionali che hanno deluso i propri sostenitori non siano oggi più credibili, quindi meglio di ieri comunque non è, ad oggi ti dico di no, poi magari in base a quello che faremo tra qualche anno potrebbe presentare un progetto politico, magari nelle prossime elezioni, visto che noi uniamo due province, io ti parlo del mio comune di Viareggio come della provincia di Massa Carrara, dato che abbiamo tesserati anche in quella zona. Ognuno nella nostra associazione, i miei associati lo sanno, è libero di fare quello che vuole. Però ad oggi non c'è, diciamo, questa prospettiva. Allora Daniel, siamo in chiusura, però vorrei tornare un attimo al mondo dello spettacolo, perché tu hai detto delle cose molto molto forti.
hai parlato anche di minacce di morte. Quindi tu credi che il fatto che comunque la stragrande maggioranza delle personalità che gravitano intorno al mondo dello spettacolo in questo momento siano praticamente zitte e non dicono niente è proprio per paura, non è tanto per avere, perché hanno un'idea, perché hanno una convinzione, è proprio per paura secondo te? Secondo me sì, allora Non bisogna tanto dire che ritorsioni solo fisiche, ma ritorsioni proprio dal punto di vista professionale, anche economico, professionale. allora, qua io ti parlo di cantautori. Cantautori comunque quelli che sono collegati alle case discografiche sono multinazionali, quindi io non credo che un cantautore. Guarda Ruggeri, anche lui si era esposto, poi è tornato sui suoi passi, ma cioè, chi comunque si espone, dal momento in cui si espone viene attaccato. Chiaramente più sei famoso e più subisci degli attacchi, ma la cosa paradossale e grave, o meglio non è grave, è che sono gli stessi colleghi che attaccano il cantante o l'attore che si espone, perché sono tutti allineati a un sistema. Ma anche meglio di ieri è stato sconsigliato, anche noi siamo stati sconsigliati. Qualcuno ci ha detto, ma voi siete un'associazione giovane che organizza eventi, avrete problemi se con gli artisti, con il teatro. E io ho risposto che secondo me se si continuava in questa maniera non, lo spettacolo non aveva più futuro, non avrebbe avuto più futuro, proprio perché o si capisce veramente cosa c'è dietro, altrimenti non se ne esce. Ma questo glielo dico agli stessi imprenditori. Oggi, per capire determinate cose, non si, anche l'imprenditore che va a manifestare non si può più accontentare di un sindaco o di un governatore della regione che ti dice non ci sono soldi, perché non è vero. Noi abbiamo portato anche economisti come Cosimo Massaro, Nino Galloni e Fabio Conditi, che spiegano nel dettaglio come nascono i soldi, cioè meglio di ieri è andato all'origine del problema nel marzo 2019. Il primo convegno è stato come si creano i soldi dalle banche centrali che si stampa a costo zero. Io ho fatto una diretta lo scorso mese con Cosimo Massaro, il quale mi ha detto chiaramente che un pezzo di carta con un valore nominale sopra costa dai 3 ai 30 centesimi. Purtroppo in Italia non se ne parla perché c'è un interesse a mantenere una certa situazione. E quindi quando vai a affrontare certe tematiche, più sei famoso, chiaramente viene attaccato. E è successo a noi che siamo nati nel 2019, che ci hanno sconsigliato di non trattare certe tematiche, questi tuttologi, perché spesso ti arrivano consigli gratuiti non richiesti da persone che alla fine anche questo famoso manager lo scorso anno, famoso qua della zona, ci aveva sconsigliato di stare attenti di non trattare la sovranità monetaria, di non, perché il mondo dello spettacolo è un mondo particolare. E in effetti è vero. Ma basta vedere che parlano di fare Sanremo e i teatri sono chiusi. Quindi sì, c'è una volontà, secondo me, dove gli artisti vorrebbero, anche magari quelli più indipendenti, ma sono collegati alle case discografiche, quando qualcuno magari fa una dichiarazione pubblica, viene attaccato e viene ripreso ed è costretto a tornare sui suoi passi. Quindi secondo me è sbagliato. Io ho parlato anche con qualche artista. Noi avevamo un cartellone eventi, addirittura uno di questi tre mi aveva detto chiaramente che lo scorso anno facciamo i concerti nei mesi estivi perché intanto fino a quando non arrivano al vaccino non se ne esce. Quindi lo sanno anche loro, solo che hanno non hanno interesse a sollevare certe problematiche perché magari le ritorsioni, ma anche il fatto di non essere più chiamati, cioè andare contro sistema, qualche problema te lo crea, più sei famoso, più te lo crea. Certo, e finiamo magari se vuoi spiegarci qualche vostro progetto per il futuro, per i prossimi mesi, Daniel. Allora, noi adesso, come dicevo prima, abbiamo avviato
sempre con l'obiettivo di andare a aumentare la consapevolezza delle persone. Oltre a queste dirette che io ho fatto con Meglio di Ieri singoli, ospitando vari esperti, ma trattando un po' varie tematiche, perché non è che abbiamo trattato solo da un punto di vista sanitario. Io ho avuto anche l'ospite più presente in diretta, è stata la criminologa Anna Valli, dove abbiamo portato tante tematiche importanti in diretta, e tornerà in diretta con noi nelle prossime settimane. Quindi anche qua apro e chiudo una parentesi: qualcuno ci ha detto ma chiami sempre i medici. No, perché se tu vai a vedere il palinsesto di Meglio di Ieri, l'ospite più presente di Meglio di Ieri è una criminologa che sta seguendo i casi nazionali, che con noi ha un ottimo rapporto personale e portiamo avanti determinate tematiche. Lei spesso va nelle varie TV, da Quarto Grado alla RAI, quindi anche qua spesso ti arrivano gli attacchi pensieri da persone che non seguono nemmeno e non sanno e parlano così per sentito dire. Noi comunque abbiamo avviato questa collaborazione di convegni online con il Comitato di Tutela dei Bambini dalla Dittatura Sanitaria. Stiamo girando tutte le dirette, quindi l'appuntamento fisso è, oltre alle mie dirette, alle dirette Meglio di Ieri, è il sabato pomeriggio per questi convegni online, almeno fino a primavera. Più abbiamo in progetto di far partire una sperimentazione di sviluppo dell'economia locale, lo abbiamo già presentato nella diretta di metà novembre. Noi abbiamo un circuito di attività, abbiamo in progetto di far partire, di rilanciare concretamente l'economia locale, e stiamo lavorando molto sul tesseramento e su questo circuito. Quindi ad oggi i progetti sono questi. E poi speriamo, noi dobbiamo recuperare 3 concerti, di farli il prima possibile. Io spero già da aprile di riuscire a farli nel periodo primavera-estate, quindi aprile-giugno, di poter recuperare questi concerti. E abbiamo questa collaborazione con la Wall Club, di queste camminate in cuffia wireless, che noi ci puntiamo molto, perché le cose funzionano se ci sono delle collaborazioni con un vertice sano. Quindi anche la palestra Civitavecchia della Wall Club di Norberto Rondoni è una collaborazione, tra l'altro, nata per caso, casualmente, da una telefonata. L'abbiamo portata su 3 province, quindi oltre che Viareggio, quindi provincia di Lucca, sulla provincia di Massa Carrara e sulla provincia di Pisa. Abbiamo già delle date fissate, tutto sta nel poterle fare. Però anche qua mi piace concludere con questo: quando mi dicono ma secondo te ci daranno il via a ripartire, no, cioè non arriverà, non si tornerà mai più come prima, liberi come prima. Qui, se le persone iniziano a prendere consapevolezza, domani si esce da questa situazione. Se le persone iniziano a smettere di portare la mascherina almeno all'aria aperta, se le persone iniziano a farsi delle domande e soprattutto a seguire magari il pensiero unico delle TV in maniera più critica, e iniziano a informarsi, altrimenti non se ne esce, o meglio, se ne esce singolarmente. Però purtroppo c'è ancora oggi una fetta di persone che preferisce credere alla TV. Cosa posso dire? Ti faccio i complimenti innanzitutto per il lavoro che state facendo, perché comunque state creando una rete importante, ma in generale io credo che da questa parte, soprattutto in rete, si stia creando tanta rete. Cioè, noi stessi per esempio collaboriamo con Eugenio Miccoli di MePiù, con la finanza sul web di Leonardo Vitangeli, io adesso faccio una rassegna proprio nel canale di MePiù, insomma c'è tanto movimento e c'è tanto fermento, e questo è appunto grazie a questo tipo di lavoro che secondo me a lungo andare premierà. E quindi io ti ringrazio Daniel per essere stato qui con noi questa sera, e mi auguro di poter insomma instaurare anche una sorta di collaborazione per il futuro. Ti vedo frizzato, però mi senti ancora? Forse è uscito. Va bene, ecco, adesso è proprio uscito. Bene, io quindi ringrazio tutti quanti, magari se nel frattempo si ricollega ve lo faccio salutare,
Ringrazio tutti quanti per essere rimasti qui questa sera. Avete visto anche il sito, ve lo rimetto se volete andare a vedere quello che fa questa associazione, perché fa veramente delle cose molto molto belle. Vi ricordo che questa settimana è pienissima di nuovi appuntamenti interessantissimi. Vi do appuntamento per domani sera alle ore 21 con Valeria Andrian, che intervisterà Alessandro Dorlando, il psicoterapeuta. E inoltre vi ricordo che potete anche aiutarci economicamente semplicemente facendo una donazione tramite PayPal, eccolo qui. Oppure potete anche fare dei pagamenti mensili tramite Patreon. Questo è il sito, vi collegate, ci sono tre step e potete scegliere quello che volete. Io vi ringrazio e vi do appuntamento per le prossime dirette. Ciao, buona serata.